Buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati nel nostro canale Hobby Passioni, dove noi parliamo, come sapete bene, dei nostri hobby e delle nostre passioni, dei vostri hobby e delle vostre passioni. Vi ricordo, come prima cosa, come dico sempre in tutti i nostri video, se non siete iscritti al nostro canale: eh, iscrivetevi perché per noi è molto importante che lo fate. Chiaramente, se vi piace il nostro canale, dove andiamo a parlare di tantissime cose e darvi un, dei prodotti a un prezzo interessante per voi e con delle caratteristiche eh, molto performanti. Eh, mettete assolutamente il mi piace quando siete iscritti, perché anche questo per noi è importante. E attivate la campanella, così ogni video che noi facciamo eh, siete avvertiti nel momento stesso in cui lo pubblichiamo. E quindi potete vedere eh, perché sicuramente per molti di voi ci saranno dei video che. Vi piacciono di più perché trattano degli argomenti dei prodotti che vi interessano e quindi vi interessa acquistarli e volete una recensione che noi cerchiamo di darvi nel miglior modo possibile. Oppure ci sono dei prodotti che a voi non interessano. E chiaramente eh, noi comunque andiamo a fare delle anche nel nostro canale: delle playlist in modo che anche tramite la playlist voi possiate andare ad avere, eh, diciamo, la, la, la visione della playlist che più che tratta l'argomento che più vi piace. Chiaramente, tutti i prodotti che noi eh, proponiamo vanno bene, sia per voi, per un acquisto, eh, appunto, da fare per voi e soprattutto, diciamo, che. Uh, stiamo facendo un servizio anche per quelli che dicono: Ma eh, non so cosa regalare a mio cugino che compie gli anni. Magari dai nostri video può avere delle idee, può trovare un prodotto che eh, può fare magari con poca spesa una bella figura eh, rispetto a un regalo che vuole fare. In questo caso. Nel video precedente abbiamo presentato delle cuffie economiche degli eh, scusate auricolari economici per ascoltare musica eccetera eccetera, i soliti classici auricolari. Eh, ora andiamo a, a farvi vedere un prodotto. Diciamo che tutti conoscono, che tutti hanno, vedete ce l'ho anch'io. Ecco, ve lo faccio vedere qua. In pratica, che cos'è? Se riesco a aprirlo velocemente, sono le Apple AirPods, eh, che sono questi robini qua. Eh, sembrano alieni, sembrano degli alieni. Comunque, vabbè. si fanno ascoltare la musica e sentire la musica. In modo eh, più, diciamo, più performante possibile. In questo caso, andiamo a recensire eh, l'Apple Airpods con custodia di ricarica tramite cavo seconda generazione. Sappiamo che poi c'è anche terza generazione, ma siamo su prezzi eh, il doppio di questi qua e quindi. Abbiamo deciso di pre presentare un prodotto che può essere comunque acquistato un po' da tutti. E, e quindi eh, vedete ecco, come si presenta. Io adesso ve l'ho fatto, ve fatto vedere quello mio, ma comunque è diciamo, uguale. Ok, qua vedete come va inserito nell'orecchio: come si presenta col cavo USB, no col cavo suo in realtà e eh, ecco qua, qua c'è praticamente che cosa? La eh, comparazione dell'AirPods, questo qua è quello che noi vi presentiamo adesso col prezzo e tutto e con il gradimento, vedete che qua 40.000 recensioni, praticamente 4 e mezzo su 5, tutte positive. E anche sul discorso delle recensioni eh, possiamo ricordare anche una cosa. Che eh, diciamo quando a 4,5 su 5, su 40.000, eh, se noi andiamo a vedere le recensioni che sono negative, non sempre sono negative in relazione al prodotto, ma tante volte se no, eh, noi vediamo che sono negative in relazione a che cosa, al corriere che non ha. Portato il pacco al pacco che è mezzo rotto, al prodotto che quando lo apriamo dentro lo troviamo difettato, non per causa del, del, dell'azienda che l'ha prodotto, al Corriere che non ci piace perché è antipatico. Insomma, ci sono un sacco di recensioni che non sono in relazione alla qualità del prodotto. Ma che vanno, vengono percepite come negative, ma che in realtà non sono negative, ma sarebbero positive se tutto fosse andato bene. Ecco, questo è da dire. Quindi alla fine quel 4,5 che abbiamo qua può essere magari un 4,8 in relazione al prodotto vero e proprio, alla soddisfazione che ci ha dato. Ecco, vedete qua c'è una comparazione eh, di, di, 4, di praticamente tre prodotti l'AirPod quello che noi stiamo recensendo adesso AirPod Pro e AirPods terza generazione il bluetooth ce l'hanno tutti e tre l'ultima qua è l'AirPod Max ma è, sono delle cuffie non, è, non sono degli auricolari wireless ce l'hanno tutti e tre la, il fit la taglia qui è unica nell'AirPods Pro ci sono tre taglie Tre taglie incluse quindi costa di più anche per quello. La cancellazione attiva del rumore lo troviamo solamente nell'AirPods Pro, neanche nel, nell'AirPods terza generazione c'è. L'equalizzazione adattiva lo troviamo nell'AirPods Pro e nel terza generazione. Ehm, il Siri è sempre attivo, praticamente il comando vocale è sempre attivo. Audio spaziale non c'è qua, ma lo troviamo nelle altre due diciamo, eh, configurazioni. Resistente all'acqua e al sudore, è resistente la Pro e anche la 3, mentre la 2 no. Le ore di ascolto, fino a 5 ore di ascolto, dura la batteria, tempo di ascolto con una sola ricarica. 4 ore e mezza di ascolto ce l'abbiamo nel Pro e 6 ore di ascolto ce l'abbiamo nella terza generazione. Durata della batteria, Ecco, tempo di ascolto con custodia di ricarica, 24 ore, più di 24 ore, più di 24 ore nelle prime due, più di 30 ore nella eh, generazione 3. La custodia di ricarica wireless non c'è qua perché c'è col filo mentre qua nel pro e sia nella, nel 3 c'è cioè, allora io cosa posso dirvi di tutto questo noi abbiamo recensito questo anche perché il rapporto qualità-prezzo è buono ma nel link sotto che, troviamo, che trovate in descrizione potete vedere che cosa anche eh, in pratica gli altri due e quindi andare voi a scegliere quello che vi piace eh, di più, che più eh, soddisfa le vostre esigenze e quindi eh, che eh, diciamo, magari mh, non vi interessa spendere 100 euro in più, ma volete quel prodotto là. E quindi questa comparazione che noi abbiamo fatto è stata secondo me anche utile per voi per vedere appunto uno, l'altro e l'altro ancora i tre prodotti di punta che ci sono adesso per quanto riguarda l'AirPods, qua sotto vediamo l'AirPod seconda generazione, le caratteristiche, le specifiche. Pesa ciascuno 4 grammi, custodia di ricarica 40 grammi, sensori degli AirPods, due microfoni binformi due sensori ottici accelerometro di movimento accelerometro vocale batteria e, la, e alimentazione abbiamo visto prima 5 ore con una sola ricarica fino a 3 ore di conversazione con una sola ricarica airpods con custodia di ricarica 24 ore di ascolto fino a 18 ore di conversazione fino a 3 ore di ascolto fino a 2 ore di conversazione con 15 minuti di ricarica nella custodia quindi se noi abbiamo Mettiamo 15 minuti in ricarica della custodia, poi possiamo ascoltare eh, quindi in carica rapida 3 ore di ascolto o 2 ore di conversazione. Le funzioni specifiche iOS sono configurazione semplice one tap, switch automatico e i Siri appunto che abbiamo visto anche prima che c'è il discorso automatico vocale, distinzione automatica dell'orecchio e controllo della durata della batteria. Queste sono specifiche di iOS, mentre di Android qua ci dice che possono essere usate come cuffie Bluetooth con un dispositivo non Apple. Non si può usare Siri chiaramente, ma è possibile usare per ascoltare e parlare. Quindi, se noi abbiamo anche un prodotto che non è iOS, non è Apple, ma è Android, possiamo avere delle funzionalità ridotte, però comunque si può ascoltare e parlare. La data di uscita del prodotto, vedete, è questo è già un prodotto vecchiotto perché è 30-20-2019 e in realtà la terza generazione poi è, è più recente, la Pro anche è più recente. Bene, siamo giunti alla fine di questo video, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ricordo che sotto c'è il link appunto dove andare ad acquistarlo al miglior prezzo che c'è in giro e eh, vi lascio al prossimo video che parlerà sempre probabilmente di prodotti sempre relativi all'ascolto musicale grazie e alla prossima